Floriana Secondi si racconta nel salotto di Silvia Toffanin. Ospite a Verissimo ha parlato di alcuni momenti difficili della sua vita, dall'infanzia in collegio alla sofferenza per la tossicodipendenza della madre, al divorzio con l'ex marito. Ma la cosa che ha rattristito di più il pubblico di Verissimo è proprio la perdita di due bambini. Infatti Floriana Secondi ha avuto due aborti spontanei. Queste le parole dell'ex naufraga dell'Isola dei Famosi. Ho perso un bambino quando ero incinta, 4 mesi, e l'altro a 3 mesi e mezzo. Forse ancora non mi sono ripresa da questo trauma, sono state perdite terribili, ha detto Floriana. Parlando inoltre dell'ex marito, ha detto che era aggressivo, possessivo, geloso e la fine della nostra storia però è stata un grande fallimento, per me, soprattutto per il nostro figlio. Floriana poi ha parlato dell'amore per il figlio Domiziano, lui è il mio opposto, ha detto, è riflessivo e calmo e ha affermato che è il suo angelo. E proprio nel suo percorso dall'Isola dei Famosi mi ha detto che potevo fare meglio, ma penso che questa esperienza ci sia servita anche per staccare un po' il cordone ombelicale. Non mi ero mai allontanata da lui da quando era nato. Queste le parole di Floriana Secondi a Verissimo. Se vi è piaciuto l'articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.